Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Oggi proviamo un nuovo gioco, anche questo gentilissimamente offerto dallo sviluppatore, e questo è in realtà il primo gioco che mi viene offerto con largo anticipo. Vedete qui sotto nell'angolo il tasto per supportare il progetto su Kickstarter, infatti è un gioco che sta attraversando una campagna di crowdfunding praticamente. Si chiama Between the Stars. Si tratta in buona sostanza di un gioco con elementi roguelike, elementi action ed elementi strategici. Ambientato all'interno di un insomma di un panorama fantascientifico, ambientato nello spazio sempre, in cui il nostro compito sarà difendere la Repubblica Interstellare dagli attacchi, eccetera eccetera. Non so molto altro ragazzi, e sono però in ogni caso molto molto felice di potervi portare questo gioco. Come vi ho detto, questo è un video tra virgolette sponsorizzato dallo sviluppatore che mi ha concesso gentilmente la chiave di gioco, e quindi oggi lo proviamo insieme. Questa, ragazzi, è una demo ed è anche una versione non definitiva del gioco, quindi non è affatto detto che quello che vedrete qua sarà esattamente identico a quello che poi affronterete eventualmente se vorrete prendere il gioco. Comunque sia, in ogni caso, devo dire che abbiamo di che parlarne, abbiamo di che giocarci, quindi, prologo. Vediamo un po', Choose Your Captain, James Scott, ah vabbè, uomo donna praticamente, ok, e vediamo un po' che cosa ci riserva questo titolo. Purtroppo non è localizzato in italiano, questa è la realtà, perlomeno per adesso, non si sa se nella versione definitiva l'italiano ci sarà, però... Alert, systems damaged, warp drive pressure increasing. Crew, boost warp drive to full power. But Captain... I said full power, that's an order! Redistributing power. Capacitors charging in 4, 3. Just a bit more! Warp successful. We've made it. Ok, eravamo in una sorta di pericolo o qualcosa del genere. Siamo in game. Ok, analisi dei danni. Starting damage assessment protocol. Testing main engines. Ok, allora aspetta, la potenza del motore è aggiustabile, cioè è regolabile. Ci sono 4 indicatori che indicano la tua velocità. Indicatori verdi per avanti, rossi per dietro, ok. Ok, aspetta. Ok. Ok, così. E però, come diavolo... Ah, aspetta, così si fa fuoco, così si fa... Ok. Ah, ok, ci si muove con la rotellina del mouse, praticamente. Ok, ho capito, è strano. Engines operational. Testing navigation systems. Allora, VS per muovere la nave così, l'abbiamo già visto. Q E per muovere così. Ah, ok, va bene. Navigation systems operational. Testing power systems. Ok. Allora, energia alle armi. Energia... Aspetta. C'è qualcosa che non mi quadra. Perché non sta andando? Ok. Perché non sta funzionando? Tutta la potenza ai motori. Perché non sta funzionando? C'è qualcosa che non sto capendo. Effettivamente il sistema di controllo è un po' strano, ragazzi. Non... Ok, adesso è andata. Power distribution, correct. Per qualche ragione. Captain, we're detecting warp signatures in the vicinity. We've been followed. Prepare for attack. Ah, devo distruggere queste. Wow. Ok, aspetta, mi stanno sparando.
Mi sa che mi devo muovere se non voglio subire super danni. Allora, è veramente un po' problematica da gestire. Cioè, ci vuole un po' a capire. One of our shields has fallen. Va bene, ok. Una è andata, credo. Ok, ok. Ci siamo, ci siamo. È un po' macchinoso. Cioè, non è semplicissimo da capire, eh. E oltretutto non sto capendo gli indicatori e le varie cose. Cioè, in base a che cosa le armi si ricaricano, eccetera. Eh sì, termina così. Ok. Ok. Andato. Abbiamo bisogno di più potenza di fuoco? Allora, aspetta. Dannazione. Ok. Ok, bene. Più o meno. Che diavolo. Ci stanno delle altre navi qui. Mi stanno un po' massacrando, mi sa. Ok. Ok, e qui ce n'è un'altra. Maledetta. Ok. Good work, team. Is everyone all right? Captain, I've determined this news will cause a decline in crew morale of 64.7%. But I must inform you that the enemy allora bypassed our shields. Two casualties. Posso anche prendere. Aspetta, stop. Allora, comandarle, ragazzi, non è facilissimo abituarsi a questo tipo di comandi, eh. Veramente un po' problematico. Bene, si possono anche recuperare le navi. Ok. Fermo lì, sa, se vai troppo veloce non funziona. È un po' macchinoso, ragazzi, mi ricorda i giochi spaziali anni 90, quelli che erano veramente tanto macchinosi. Quando ci prendi la mano, una volta che ci avevi preso la mano erano belli, ma per arrivare a quel punto ci voleva un po'. Ok, allora, aspetta, apriamo l'inventario. Scavenge Salvage Pot. Non so. Oh, ok. Questo qua. Apriamolo. Cosa c'è dentro? Crediti, risorse. Allora, protonite, synthetic minesite, hardened urovite, argonic crystal. Ok, ci sono tante cose. Ah, sono. Vabbè, sono dei veri e propri scrigni. Ah, cioè, comune, non comune, epico. Ok. Più o meno dovremmo esserci. Qua immagino che ci siano i potenziamenti. Qui i membri dell'equipaggio. Vabbè, sistemi. I missili nucleari, light plasma, light cannon, light plasma. Qui non so bene. Ah, queste sono l'influenza con, immagino, delle fazioni. Burst, missile nucleare. Ah, ok. System analysis. Critical. Repairs needed immediately. All right, Mai, what's our current position?
We are currently in the Thema 6 sector. It is on the outskirts of the Interstellar Republic's headquarters. We should be able to reach it using our drive engines. Preparing warp drive. Ok, fatemi finire a prendere queste qua che... Dai, su, coraggio. Ah, se è macchinosa questa cosa. Prenderci la mano, ripeto, non è affatto semplice. Fermo lì, fermo lì. Ok. Devi puntare il dot. Qui ce n'è un'altra. Andiamoci. Meglio che ci vai vicinissimo così. Esattamente. Recuperiamo tutto che magari può esserci utile nell'immediato futuro. Ok, perfetto. Allora, M, mappa interstellare, per la miseria. Allora, questo è il settore iniziale. Ok. Target Stella Sector. Warp drive engines damaged. Jump impossible. Ah, non posso entrare nel warp. Which is the closest space station in this sector? It's the trade station and Antares port. Okay, set in the coordinates. Coordinates set. Allora, le stazioni spaziali, aree conosciute e le anomalie nello stesso settore si mostreranno sullo schermo. Per muoverti più velocemente puoi usare i motori quantici. Prima di caricare i motori... Ah, ok, ok. My situation report on Antero's port. Accessing database. This station serves as a crucial hub for business tycoons and mining sector speculators. It has a large port specialized for trade freighters that return full of materials from mining settlements. Ok, questa stazione è un centro spaziale per commerci e cose del genere. Ok, ci stiamo avvicinando. Oh, 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 oh. Ok, stop. Allora, beh, ci siamo arrivati, giusto? Dock 1. Captain Scott from the 5th Republic Fleet here. We request docking permission. Ah, ok. Station control tower here. Dock at the assignment. Devo arrivarci lentamente. Establishing communication. È proprio così, cioè, è proprio una cosa che vuole proprio farti fare tutte quante le manovre. Ok, allora devo entrare in quest'area qui, giusto? Ok, sì, forse ho combinato un po' un casino. Entriamoci così, va. Mi sa che è un po' più comodo. Stop. Stop, ok. Aspetta. No, che ho fatto? Oh no, ho sbagliato. Ho sbagliato, sono un idiota. È veramente complicato, ragazzi. I comandi devono essere precisi e... Non è la cosa più semplice del mondo, eh. Ci si muove in tre dimensioni con i comandi, si avanza con la rotellina del mouse. Non è esattamente... Cioè, quello che normalmente faresti con WASD, non lo fai così qui. Ok, scusate se vi sembro veramente anticapace, però davvero... È un po' complicata. Allora... Siamo nel dock 1. Andiamoci piano piano. Piano. Dannazione.
Oh, niente, anticapace proprio. Ci sono pure incastrato, ok. No, eh. Ok, stop. Forse ci sono arrivato. Ok. Grazie a Dio. Ci sono più o meno arrivato. Mamma mia, quanto mi sento disabile con questi comandi. Allora, hai trovato un commotion? Aspetta. Ah, ok, va bene, c'è un grande movimento appena esci dalla tua nave. Senti urla da tutti gli angoli i mercanti che promuovono la loro merce e le loro cose. Il tuo equipaggio e tu stesso lasci li lasci dietro di te e cerchi un'officina praticamente in cui riparare la nave. Ok, guardi le luci del neon quando stai guardando le luci al neon quando qualcuno ti batte sulle spalle. Oh, questo faceva male. È una scalcinata giovane donna che ok. Aspetta. Non ti preoccupare, stai male? No, era completamente colpa mia. Oh, mi scusi capitano, mi dispiace così tanto, il mio nome è Susan. Sono la proprietaria del workshop Pulsar Ship Repair. Cosa posso fare per te? Al momento stiamo cercando di riparare la nostra nave. Ok. Ok, la conduciamo direttamente alla nostra nave. Susan si stropiccia gli occhi incredula. È un inglese un pochettino complicato questo qua. Impossibile. AKP564SC Warship. È completamente distrutta. Come diavolo sei riuscita? Ah, ok, va bene, possiamo farlo, ma non sarà né facile né economico. Ok, le riparazioni sono molto al di sopra di quello che ti puoi permettere. Dopo le negoziazioni raggiungi un accordo e dovrai fare una serie di cose per lei. Nel mentre ti darà una nave completamente operativa. Susan, sai dove possiamo trovare la transmission room? Certo capitano, c'è una transmission bay nel prossimo distretto, posso mostrarti la strada. Allora, le grandi stazioni spaziali spesso hanno un sistema di trasmissione molto superiore a quello delle normali navi, permettendoti di comunicare attraverso i vari settori. Cammini attraverso la stazione finché non raggiungi la transmission bay e incontri due guardie. Dopo esserti identificato ti permettono di passare e di incontrare l'equipaggio della stazione di trasmissione occupata a mandare coordinate alle stazioni vicine. Ti danno un terminale per inviare un report della situazione alla Repubblica. Ok, Capitano Scott qui, stiamo trasmettendo dall'Antero Sport Station nel settore Tama 6. Ammiraglio Shao. Capitano Scott, stiamo aspettando il tuo arrivo 2 giorni fa. Sì, lo so, ma abbiamo incontrato dei problemi. Stavamo seguendo la traccia di uno schiavista. Di una rete di schiavi nel settore Litoba 1. Ci siamo infiltrati nella loro base e abbiamo ottenuto una parte cruciale delle informazioni che tu ci hai richiesto di trovare, ma i nostri scienziati non sono stati in grado di decifrarli nonostante tutto. Durante la nostra ritirata abbiamo subito un'imboscata da una, come si dice, porca miseria, ogni tanto non mi vengono le parole, vabbè, da un gruppo di navi di assalto.
Pensavamo di essercele lasciate alle spalle quando siamo arrivati in questo settore, ma siamo stati intercettati. Finalmente siamo riusciti a, a concludere lo scontro con le navi nemiche, ma due dei miei sottoposti hanno perso le loro vite, la Genesis è stata praticamente distrutta. Mi dispiace di sentire questo, capitano. Avranno quello che si merita. Qual è lo status della tua nave? Al momento non è operativa. Quando sarà riparata ritorneremo al campo base nello Stellar Summit. Come uno dei capitani con più esperienza della Repubblica, la tua presenza è richiesta come scorta e per i nostri ospiti. Ogni governatore dell'universo sarà presente e metteremo da parte le nostre differenze in favore di una nuova era di pace e prosperità. Allora, arriveremo prima della visita. Ok, Store. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Allora, si vede poco perché è un po' in trasparenza. Il pannello della stazione spaziale è dove si mostrano tutti quanti i servizi offerti. Ok. Nella sezione dell'equipaggio potrai ingaggiare diversi membri dell'equipaggio per le posizioni a disposizione all'interno della tua nave. Se hai dei membri morti, ricordati di... Ah! Di fargli un funerale per liberare spazio di cargo. Ok. Credo che sia così, va bene. Allora, la sezione store ti dà la possibilità di comprare diverso equipaggiamento. Il pannello dei contratti ti dà la possibilità di accettare differenti missioni per delle ricompense. Ok. Ah, questo ti dà anche la possibilità di avere salvage pod per le nuove run. Ok, quindi corpse. Ah, make funeral, ok. Make funeral. Allora, poi... Ah, e qui ci sono i contratti, qui c'è lo store. Qui i... ok. Repair 100%. Queste sono i pod che ho... Ah, ne ho zero, perché mi sa che l'ho aperti tu. Ah, no, aspetta. Storage. Mettiamole un po' da parte. Ok. Va bene, Anteros Frightener. Questa è... la missione. Allora, per riparare la nave avremo bisogno di un reattore a ioni. Questo non sarebbe un problema se avessimo i materiali necessari, ma non è questo il caso. Non abbiamo avuto nessuna novità dallo Space Frightener e 32 Pulse Repair Shop in due giorni. Il suo equipaggio non sta rispondendo alle richieste. Le loro ultime coordinate sono vicino a un campo di asteroidi conosciuto come Anteros Cemetery. Allora, dobbiamo trovarli. Ok, accentiamo questo e vediamo che cosa succede adesso. Probabilmente ci manda in una missione o qualcosa del genere. Questo gioco dovrebbe avere elementi roguelike, quindi... Vabbè, mettiamo tutto in storage, va. Vediamo un po'. Ah, exit, proviamo un po'. Everyone to their post. We must find that missing freighter. Captain, do you think it could have been an attack? It's strange. If it had been an attack, the security systems would have asked for a security detail from the station and they would have come to its aid. They could have used a signal inhibitor to cut communications. The asteroid cluster where the ship was seen doesn't correspond to any commercial route. Decree M22, under Republic law, restricts commercial routes in order to guarantee the safety of its freighters. This behavior would be a direct violation of Organic Space Law 412, Section 2/08. Ok, allora, praticamente adesso mi sta dicendo che questa rotta che stiamo seguendo per recuperare... Proviamo un po'. Ok, questo è per andare più veloci. Ok, vediamo di che cosa si tratta.
Ok, così andiamo più veloci. Ragazzi, a chi piacciono i giochi di esplorazioni spaziali proprio abbastanza pure, non lo so, potrebbe essere, però che vi piace. Oh, aspetta, questo è un campo di asteroidi, stop. Fermo un po'. Non mi sembra una grandissima idea infilarsi nel campo di asteroidi. Che se ci andiamo a sbattere mi sa che è un bel casino. Forse però mi sono fermato un po' troppo presto, vero? Mi sa tanto di sì. Ok, questo è per la visuale, ma la visuale è solo nel cono davanti a te praticamente. Anzi, diciamo in un... in una semisfera davanti a te. Ci stiamo avvicinando. Vediamo di che cosa si tratta. We've arrived at the freighter's last known coordinates, Captain. There doesn't appear to be anything here. My, can you scan the area? I detect irregular radiation readings coming from the middle of the cluster. Let's take a look. Ok, allora mi devo avvicinare e cercare degli indizi. In buona sostanza. Stavo per andare addosso a un asteroide comunque. Captain, wow. We found the source of the radiation. We should proceed to scan. Affirmative. Mai, prepare the analysis module. Preparing the scan system. Ok. Stop, stop, stop. Fermo lì. Aspetta, 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 mi sa che ho combinato un po' un casino. Ok. È troppo lontano? Devi essere preciso in queste cose, dannazione. Ah va. Porca miseria, aspetta. Ah, ok, così funziona, ok. Scan complete, Captain. It's a fragment of the freighter's calibration reticle. I am 98% positive that the damage and radiation emissions confirm a plasma cannon attack. This looks like the result of an attack. My, can you follow the radiation signature? Comparing samples. Similar readings found in nearby coordinates. Establishing route. Ok, allora, ha analizzato le radiazioni. Sembrano... sembrano un attacco. Ok, cioè, sembra... tutto questo sembra il risultato di un attacco. Non possiamo esserne sicuri al 100%, ma sembra davvero così. Le radiazioni di quell'affare mostrano una traccia che ci porta all'incirca. Qui, stop. Captain, we're being hailed. Shall we accept the call? Affirmative. Ex-Pleo, commander of the Starship Insurrection of the Pirate Fleet here. I order your immediate retreat. This frigate is now under our control. Oh, oh. Surrender or we'll open fire. This is the captain of the warship Genesis of the Interstellar Republic. I demand you halt your activities immediately. Captain Scott? Of the warship Genesis? In that hunk of junk? You asked for it. Oh, oh. Crew to arms. Ok, forse... ok, aspetta, aspetta, aspetta. Che miseria. Bam, e una. Ehi qua. Quante diavolo sono? Sono tante. Ok. Ok, un'altra è andata. Ci sto prendendo vagamente la mano, ragazzi. Un po' meglio va.
Dai, dai, coraggio, coraggio. Che le armi si surriscaldano, non posso sparare in maniera continuativa, ragazzi. Purtroppo è così. A posto, andato. Babam. Ok, stop. Captain, the ship's remains correspond to the freighter we've been searching for. We have to look for survivors and confirm the shipment was in fact stolen. Preparing to board. Ok. Ok, c'è qualcos'altro? Sì, 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 ci sta qualcos'altro. Andiamo un po' lì. Allora, è questo che stiamo cercando, ragazzi, a quanto pare. Vediamo un po'. Allora, ok, è una fregata abbandonata, praticamente. Cioè, o meglio, una fregata distrutta. Entri in quello che è rimasto della fregata quando le porte si chiudono dietro di te. All'interno di questa trovi i... ciò che rimane di quella che doveva essere un'enorme fregata commerciale. Vedi ogni genere di risorse, di oggetti sul pavimento, insieme a quello che una volta era l'equipaggio. Dopo aver cercato un po' per i corridoi, arrivi a un passaggio con due possibili strade. Ah, e ti fa scegliere così. Praticamente si somma anche insieme a un'avventura grafica. Right? Ok, sembra... Ah, ma... Più vai avanti, più sembra che tu non sia da solo. Ancora a destra. Ah, va bene. Entriamo. Così come entri, le luci si accendono. Alla fine della stanza vedi un Raw Protonite. Ah, una voce robotica ti sorprende. Oh oh. Oh no. Ok. Ah, ok, benissimo. Ci sono anche dei valori da considerare qua all'interno. Allora, questo robot praticamente non ci ha riconosciuto e ecco qua che sì. Va bene, allora, sto cercando di recuperare il ca... Ok, siamo... Ma stiamo facendo dei giochi di parole con loro e onestamente a tradurvele è un pochettino complicato. Ok, cioè capisco quello che sta succedendo, ma a tradurveli belli precisi... Allora, missione completata. Ok, ok, alla fine sono riuscito a convincere il computer. Praticamente, Raw Protonite accetta. Ok. Let's go back to the station to inform Susan. What kind of pirates assault a Protonite freighter just to abandon it? X-Player's weapons do not correspond to the radiation we've been following. Captain, the coded data seems to follow the same pattern obtained in the slaver space. Our team can't undertake an investigation. We haven't found enough matches. Insomma, sta dicendo che è molto strano che tutto questo sia successo. Quali sono i pirati che non recuperano queste risorse che abbiamo trovato noi all'interno della nave? Effettivamente è strano. E come mai questa nave si trovava qui? Altra cosa strana. Ok, allora, questa super velocità. Stop, 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 stop. Fermati. Republic ship requesting docking permission, please. Station control tower here. Dock at the assigned bay. Over. Receiving coordinates. Establishing communication. Docking protocol prepared. Va bene, e devi attraccare. Stesso problema di prima, secondo me mi vado a schiantare un'altra volta. Ok.
Siamo quasi. Mi sa... Ok, grande, stop. Ok, perfetto. No, ha funzionato bene. Vabbè, ci ho preso un po' la mano che comandi, ragazzi, come vi dicevo. Perfetto. Allora, dopo essere arrivati alla stazione, vai al docking port, dove è la tua nave, incontri Susan che corre verso di te. Siete tornate? Avete trovato niente? Allora, non c'erano sopravvissuti. Ok. Susan rimane scioccata. Non può essere. Conoscevo ogni pilota da quando eravamo bambini. Siete riusciti a recuperare il cargo? Sì. Beh, almeno ci sono buone novità. Cioè, qualche buona notizia. Il nostro equipaggio è coinvolto pesantemente nelle riparazioni. Allora, potresti processare la protonite e fabbricare un nuovo reattore a ioni? Ok. Ah, il nostro primo progetto. Ok. Ok. Store. E che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ah, departments. Aspetta, cos'è? Scrapping? No, aspetta, non è questo. Ah, Ion Reactor. Ok, build. Crew member. Crafting skill 6. Build. Ok. Completo. Ok, perfetto. L'abbiamo fatto. Allora, Susan esamina da vicino il reattore a ioni. Un ottimo lavoro. Con questo abbiamo tutto quello che ci serve per finire le riparazioni. Ho un altro favore da chiederti mentre finiamo. Ok, quindi... Ah, tra l'altro c'è salvage pod, eccetera, eccetera. Beh, mettiamoli da parte, ma non mi va di utilizzarli adesso. Raw protonite, interceptor... Oh, salvage pod, perfetto. Ok, io li sto mettendo da parte nel dubbio, ma... Ah, ok. No, c'è un nuovo contratto di inspection. Ok. Allora, non riceviamo più delle spedizioni di protonite. Dopo l'attacco alla fregata non possiamo garantire che la sicurezza delle rotte commerciali alle stazioni minerarie nel settore. L'ispettore Howard Huggins deve riempire i moduli immediatamente. Trasportalo e valuta lo status delle stazioni. Allora, ragazzi, io direi che adesso va avanti con le missioni, eccetera, eccetera. Non ho capito fino in fondo il tipo di elemento roguelike, se non in alcune cose, tipo alcune cose che sblocchi le tieni, eccetera, con nuove run, bla bla bla. Non ho ancora capito se comunque si configura anche una campagna all'interno di questo. Molte cose mi rimangono un po' oscure, però... Ragazzi, credo che abbiamo visto un pochettino del gioco e non voglio fare un video lunghissimo, d'accordo? E ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, ma comunque sia, vi ho mostrato un pochettino il gioco e valutate voi indipendentemente, d'accordo? Qui in descrizione trovate il link a Steam, in caso lo vogliate acquistare, ma non credo che sia disponibile, questa era soltanto una demo e il gioco dovrebbe uscire nel primo quarto del 2019. Ok, quindi ci manca ancora un po'. Detto questo, sono veramente contento di aver avuto l'opportunità di potervi portare questo gioco con largo anticipo. Grazie ancora allo sviluppatore per la chiave ricevuta, grazie a voi per aver visto, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate, sinceramente in maniera indipendente. Io posso dire che è un po' macchinoso per i miei gusti, effettivamente, ma ci sono delle cose interessanti, quindi si potrebbe pure valutare di fare una serie, chi lo sa.
quando uscirà il gioco, ovviamente. Va bene ragazzi, io direi che per oggi è tutto, per questo video è tutto, come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, appunto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e se vi piace questo tipo di video che porto con delle prove di giochi, di chiavi offerte gentilmente dagli sviluppatori, un modo per conoscere giochi nuovi per un po' per tutti, credo, e niente ragazzi, noi ci vediamo sul canale per altri contenuti, anche per altre prove di altri giochi. D'accordo? A presto!